Questa è la triste storia di un ragazzo che, come molti coetanei, dopo 3 mesi di paradiso, di vacanza, di relax, che poi non è mai vero, è costretto a tornare. Esatto, avete capito. In un posto che per altri 9 mesi gli tartasserà l'esistenza. Ma ehi, i video continuano. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo 4º episodio della Scuola Fa Schifo. Questa serie che ormai è iniziata da qualche mese e che oggi fa schifo più che mai, perché domani ragazzi si torna a scuola, quindi non so cosa dirvi minimamente. Ma prima di parlarne ovviamente dobbiamo fare un passo fino all'indietro come al solito. Anche se volevo aprire e chiudere una piccola parentesi, quindi ringraziarvi per il supporto che comunque avete lasciato anche sotto gli scorsi episodi, che sono andati benissimo. Ma detto questo, ovviamente, fatta anche la mia parte da suora come al solito, possiamo cominciare a parlare un attimino dello scorso episodio, perché ovviamente avevamo parlato di debiti, no? E quindi Maya ci scrive, parliamone. Io sono al primo anno di liceo linguistico e sono nella classe con il professore di inglese più bastardo della scuola. Sin dai primi giorni si è dimostrato un pezzo di merda, quindi anche il francesismo, con tutta la classe. E le solite figlie di papà, vedete quando parlavo di francesismo prima già meglio, si sono fatte raccomandare, mentre io, povera sfigata, sono raccomandata solo in matematica. Beata te che sei raccomandata. Durante l'anno inglese è stata la materia che ho studiato più seriamente, con ripetizioni private, corsi di recupero scolastici e Cambridge. Che pronuncia, che English. Un giorno a caso entra in classe, presumo il professore, e fa: togliete tutto dal banco, facciamo il compito di fonetica. Che cazzo è? Ero quasi fiduciosa di poter prendere un 6, ma mi sbagliavo. Perché quando ho consegnato il compito, vedo quel fantastico 2. Non so, magari non avete capito che voto era. Che mi guardate così? Stavo ripetendo perché magari non. Oh, regà, comunque dovete cominciare a staccarmini, eh. Comunque, diciamo, vede quel 2 con la sua firma. Quel compito mi ha rovinato l'intera media. Giustamente, il giorno dei quadri, accanto al mio nome esce la scritta sospensione del giudizio. Ma ehi, ci capiamo al volo, dai! Che vita di merda, mamma mia. Parliamo d'altro, che meglio. Tra l'altro, Maya, fammi sapere qui sotto nei commenti come è andato il tuo test di recupero. Il mio personalmente è andato abbastanza bene. Ero molto teso prima dell'esame, ovviamente, nonostante comunque mi fossi preparato più o meno quest'estate, era più o meno che mi preoccupava. Però vabbè, dai, alla fine è andata bene. Ed eccoci qui pronti per parlare dell'argomento di oggi. Come avete letto dal titolo, dato che sono passati 3/4 d'ora da quando ho iniziato a registrare, si parla del primo giorno di scuola e quindi non abbiamo fatto in tempo, sembra veramente, non abbiamo fatto mai in tempo a iniziare l'estate che già è finita, che già devi andare a comprare i libri, che già devi mettere le fodere ai libri, che già devi comprare il diario, l'astuccio, le penne, le matite, le gomme. Sono qui per parlarvi del primo giorno di scuola e quindi appunto di quel giorno in cui noi ci preoccupiamo tanto per comprare un diario che poi scarabocchieremo tutto l'anno, un astuccio che poi conterrà probabilmente una penna. E soprattutto tanti di quei quaderni quando in realtà i compiti in classe scrocchiamo sempre i fogli dai nostri compagni. Vi dico che sinceramente nella mia scuola il primo giorno non è mai stato chissà cosa. Anzi, il primo giorno da noi momenti neanche se porta lo zaino. In realtà ormai ho una tradizione, cioè il primo giorno e l'ultimo giorno lo zaino non si porta, anche perché alla fine non serve, non sai che libri portare, non sai che penne portare, non sai che cazzo portare e quindi non porti nulla. Mi sembra comunque una filosofia di vita interessante. Comunque il mio prototipo di primo giorno non è neanche così male. Infatti volevo raccontarvi un ricordo molto simpatico che ho e vi parlo di un paio di anni fa. Ci eravamo messi tutti d'accordo per fare colazione al bar, solo che il problema è che avevamo fatto male i conti con l'orario. Infatti, giustamente, anziché arrivare in classe alle 8:15, siamo entrati alle 8:37. Lì c'era ancora la storia che i ritardi non contavano così tanto, cioè, insomma, vi ricordo, facciamo colazione al bar, arriviamo in ritardissimo, entriamo e tutti ci fanno la ola praticamente e cominciamo a fare lezione? No, cominciamo a parlare del nuovo anno e quindi tra di noi cominciamo a parlare, poi ci dividono con un'altra classe, l'attuale terzo, quindi quelli un anno più piccoli di noi, all'epoca il primo, e noi eravamo siamo tanto amici, tanto legati con quelli del primo. Del primo all'epoca, cioè no, il primo da coi 2000, va bene? Che ne sono 2000? No, fermate il DJ, oh! Ma che te sei impazzito? Tornando a noi,
Stavamo in classe appunto con, cioè c'erano due classi in una. Noi non è che siamo numerosissimi, cioè la nostra classe in tutto è composta da 18 persone probabilmente. Loro invece sono un po' di più, quindi probabilmente eravamo una quarantina, ma un po' di meno, cioè un po' di meno di 40, una trentina in classe, dai, diciamo. E praticamente c'era questo personaggio, che tra l'altro è anche mio amico, che purtroppo quell'anno poi è stato bocciato. Uno si chiede perché, adesso ve lo racconto un attimo, di nome Lorenzo, e che praticamente si mise subito in mostra, in maniera simpatica, un po' meno per i prof. In pratica dovevamo leggere, come ogni anno, che poi è sempre lo stesso, mi chiedo perché ce lo facciano leggere ogni anno, il regolamento di scuola, perché giustamente ci sono i nuovi, tranne in classe nostra. Cioè in classe nostra siamo sempre gli stessi da prima media, devo capire perché sta cosa. Ecco, tutti sappiamo quanto possa essere ambiguo un regolamento di scuola. Tanto, sì, ma tanto proprio. E quindi Lorenzo non è che facesse nulla di male, cioè animava comunque la scena. Mi viene da ridere perché effettivamente voglio ridere come scena. E praticamente il professore aveva deciso di far leggere ogni parte di regolamento a ognuno di noi, quindi una parte a testa. Oh, l'italiano, grazie ragazzi. Eravamo arrivati al punto in cui si parlava del fumo, perché se non sbaglio era il primo anno in cui si era deciso che non si poteva fumare all'interno delle scuole, e fino a quel momento in realtà tutti fumavano, cioè praticamente tutti, io personalmente no perché non fumo di mio, però nel senso la maggior parte della gente fumava, però vi parlo della mia scuola che ha un grande prato, no? Avete presente le scuole con i prati intorno? Che belle, Heidi! E quindi ovviamente la gente non è che fuma dentro scuola, anche sul prato, ecco, non si poteva più. C'era scritta proprio questa nota del regolamento in maniera molto, una sorta di preghiera. Voi direte, perché preghiera? Perché c'era tutta scritta, manco fosse un testamento. E in più chi lo leggeva lo rendeva un testamento. La scena più o meno è stata questa. Visto l'articolo 355 del codice italo-brasiliano del 1966, si ricorda a tutti gli alunni dell'Istituto San Gabriele, codice IBAN, che praticamente non si può fumare in nessun punto della scuola e una sigaretta può essere accesa solamente arrivati al crocifisso. Io ve l'ho riassunta molto, però in realtà è andata avanti per ore sta cosa. E quindi, dopo la parola crocifisso, Lorenzo se ne esce così. Amen. Ma non è stato un amen come dire finalmente a fine. È stato un amen come per dire Padre nostro, senti, amen. Ma è stato bellissimo! Cioè, siamo morti tutti. Cioè, non ho mai riso così tanto nella mia scuola. Purtroppo i professori non la pensavano così e 9 mesi dopo l'hanno bocciato. Amen. Comunque, signori, siamo arrivati alla fine di questo quarto episodio e domani io torno a scuola. Vabbè, facciamo che ne parliamo nel prossimo episodio e ci informiamo un po' tutti. Intanto io vi invito, come al solito, a lasciarmi qui sotto nei commenti un commento, per l'appunto, in cui magari vi raccontate un vostro primo giorno di scuola, un primo giorno di scuola tipo, un primo giorno di scuola divertente o semplicemente il vostro primo giorno di scuola di quest'anno. Quindi magari commentatelo domani il video. Detto questo, signori, io vi invito a lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Passate qui sotto in descrizione perché ho l'Alzheimer, mi sono scordato di creare la playlist, ma giuro che la creo. Cioè adesso c'è, infatti la playlist la trovate qui sotto in alto a sinistra, qui sotto in alto, cosa ho detto? Vabbè, comunque in alto a destra o a sinistra dove c'è insomma quel pallino, la scheda che dice Hey! Non dice esattamente Hey. Però vabbè, se non lo siete già iscritti al canale, passate in descrizione per tutti i link ai social, noi ci becchiamo nei prossimi video. Un bacione e bella, raga!